Ciao Franco Del Corno, oggi abbiamo il professor Del Corno col quale abbiamo anche, che conosciamo da tanto tempo e abbiamo collaborato anche per tanto tempo. È uno psicologo, è uno psicoterapeuta, è socio fondatore dell'Associazione per la ricerca in psicologia clinica, ARP, che è un grandissimo e importante gruppo qui di Milano, e attualmente è presidente dell'SPR Italia, Italy Area Group. L'SPR, come tutti voi sapete, è la Society for Psychotherapy Research, che ha avuto un ruolo molto importante soprattutto sulla ricerca di processo e qualitativa in psicoterapia da tantissimi anni, è stata fondata nei primi degli anni 60. Certo. Dirige attualmente anche la collana di psicologia clinica e psicoterapia dell'editore Raffaello Cortina. Questo è grazie di essere qui, Prego, caro grazie, Franco. grazie Anche qui abbiamo delle domande, però abbiamo una certa libertà nel muoverci nella domanda. Ci sono dei principi teorici a cui tu ti rifai e che sono importanti nel tuo lavoro clinico? a te. Allora, io direi che forse il principio fondamentale al quale io mi sono sempre rifatto nel corso della mia esperienza di psicoterapeuta e di psicologo clinico è il principio della diagnosi. Ovviamente quando parlo di diagnosi non mi riferisco alla diagnosi nosografico descrittiva alla DSM o a qualcuno di questi altri strumenti diagnostici manualistici. Mi riferisco alla comprensione del funzionamento del paziente come uno dei momenti, secondo me, imprescindibili di tutta l'attività clinica e come la condizione necessaria prima di cominciare qualsiasi tipo di trattamento. Devo anche dire che la RP che tu hai citato prima ha fatto del processo diagnostico, quindi del percorso che si fa insieme al paziente per comprendere il suo funzionamento, uno dei suoi caratteri distinti, è un po' il brand della RP, insomma, no? Sì, Uno dei ha suoi avuto caratteri un ruolo distinti. innovatore E ne importante. abbiamo, con l'aiuto di tutti i colleghi che lavoravano, che lavorano tuttora lì, abbiamo scritto alcune cose, ci abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto dei corsi di formazione, eccetera. Quando io insegnavo psicologia clinica all'Università di Aosta, dicevo subito alle prime lezioni che alla domanda di che cosa si occupa la psicologia clinica, la risposta obbligatoria da dare era la psicologia clinica si occupa del processo diagnostico. Ah, bello. Che lo capiste, che lo dicevo, che lo capiate adesso, che non lo capiate, quando io ve la domando all'esame, questo mi dovete dire, e già avete fatto un piccolo passo avanti, Per poi essere dopo, per promossi. essere promossi, poi dopo diremo delle altre cose, no? Perché effettivamente io credo che il nocciolo della psicologia clinica e anche la sua difficoltà sia proprio la possibilità di capire il funzionamento del paziente, il modo con cui il paziente si relaziona con se stesso e col mondo, le sue strategie difensive, eccetera, prima di ingaggiarsi in un qualsivoglia tipo di trattamento. Secondo me, persino prima di ingaggiarsi in un trattamento farmacologico. Cioè, il Sono lavoro d'accordo. farmacologico non può prescindere da una conoscenza di come è organizzato il paziente. Devo dire peraltro che fortunatamente negli anni questi concetti si sono diffusi anche in letteratura internazionale, cioè oggi si parla comunemente di pre-treatment assessment, ad esempio, no? Si parla di case formulation, nel PDM ci sono una serie di casi clinici che si ricollegano il trattamento, il funzionamento del paziente, la diagnostica. Adesso nel PDM2, che è in via di facimento, faremo una sezione proprio specifica dedicata a come si racconta bene un caso clinico, un esempio clinico, proprio alla luce di far capire al lettore il funzionamento del soggetto. Questa è una cosa in cui voi, quando io sono arrivata a Milano, questo mi colpì molto, questa alleanza per la diagnosi di cui si parlava ormai più di 20 anni fa, 25 anni fa. Altro che. E in qualche modo assomiglia molto all'approccio che mi ricordo facciamo noi cognitivisti romani con Vittorio Guidano quando diciamo: ma com'è l'organizzazione del paziente? Come vedi? Infatti io trovo anche in queste interviste degli elementi comuni e io veramente penso che voi abbiate anche nella nostra formazione avuto un ruolo importante. Ma in pratica, seconda domanda,
Come si traduce questo principio che hai spiegato così bene in pratica? Cioè, che fai poi col paziente? In pratica, quando ti arriva uno? Quando mi arriva uno, e tieni presente fra l'altro che nella mia esperienza in ARP, ma anche fuori dall'ARP, oggi sono frequentissimi i pazienti multitrattati, cioè che arrivano da me dopo che hanno fatto 2, 3, 4, 5 trattamenti, e i pazienti che potremmo definire gravi, insomma, sì, pazienti difficili, o difficili, come è indicato qui. Allora, il primo pezzo è proprio un pezzo nel quale si prescinde dall'idea di dover immediatamente trovare un trattamento per quella persona e ci si allea con il candidato paziente, con il soggetto, proprio nel tentativo di capire lui come funziona. Recentemente Sabo Refice, che è uno dei colleghi più rappresentativi dell'ARP, su State of Mind ha pubblicato due articoli molto belli. Esemplifica molto bene, in quel caso per i disturbi alimentari, che cosa vuol dire occuparsi del funzionamento del paziente. No? Sì. Il discorso che Refice fa in quei casi in cui parla dei disturbi alimentari è un discorso che è estendibile a qualunque tipo di patologia. Cioè, il problema è di lasciare dello spazio a se stessi e al paziente per condividere insieme il tentativo prima di capire come funziona lui e poi proporgli un possibile intervento terapeutico e negoziare questo intervento terapeutico dopo che si è restituito al paziente quello che abbiamo capito nei colloqui clinici e nella nostra metodologia, anche usando degli altri momenti della clinica, ad esempio i test psicodiagnostici, di cui noi facciamo largo uso, perché sono molto importanti per capire una serie di cose abbastanza facilmente poi restituibili al paziente. Perché è un aiuto, parlare col paziente di come ha funzionato lui nei test cognitivi, in un test proiettivo, eccetera, è un modo per aiutarlo a capire alcuni elementi della sua modalità, anche di chiedere aiuto. Noi abbiamo concettualizzato questo concetto, abbiamo concettualizzato questa fase alla luce del concetto di alleanza diagnostica, no? Cioè quel tipo di alleanza che è sostanzialmente un precursore dell'alleanza terapeutica che verrà dopo, nel momento in cui verrà eventualmente organizzato un trattamento. E abbiamo anche verificato, e questa è una cosa secondo me importantissima, che abbiamo scoperto negli anni, che è molto più facile ottenere con pazienti anche molto problematici, molto difficili e multitrattati, ottenere un'alleanza diagnostica molto più facile che indirizzarsi subito verso un'alleanza terapeutica, che spesso è difficilissima da costruire. Cioè il paziente è molto stimolato dall'idea di capire come è fatto, magari anche dall'idea di capire perché i tre trattamenti precedenti non hanno funzionato, e questo diventa un momento del lavoro diagnostico. Sì, infatti. Ma come usi la relazione? Perché tu, perché in fondo, se ci pensi, in un primo incontro la relazione, quel sentimento che hai di cosa sta succedendo tra voi, è una delle cose che... Sì, è uno degli strumenti di comprensione per me di cosa sta facendo il paziente, di come viene a chiedere aiuto, di quali difficoltà ha nel chiedere aiuto, e poi a seconda del paziente che si ha di fronte si possono usare anche i colloqui del percorso diagnostico, del processo diagnostico, per fare dei piccoli esperimenti di riflessione insieme al paziente sulla qualità della relazione, certo, no? Di riflessione insieme al paziente sulle sue ansie, sulle sue difficoltà, e sono già anche quelli degli indicatori di quello che potrebbe succedere successivamente in un lavoro terapeutico. Una cosa che a me è sempre molto interessata è che capire precocemente insieme al paziente le sue difficoltà a stare dentro la relazione di cura, che è una delle difficoltà fondamentali per moltissimi pazienti, che poi vuol dire, non vuol dire tanto una difficoltà verso la psicoanalisi, verso il cognitivismo, è una difficoltà a stare all'interno di una relazione in cui tu chiedi un qualche aiuto ed un altro cerca di dartelo, no? Alcuni pazienti, ahimè, per problemi loro, atavici, di processo di crescita, eccetera, di storia di vita, non sono capaci di stare dentro una relazione di aiuto. Okay. Allora, la valutazione nel percorso diagnostico della difficoltà del paziente a stare dentro una relazione di aiuto
se poi si riesce a ridirla al paziente, restituirgliela nel colloquio, ad esempio, di restituzione, è un ottimo modo per non trovarsi che il paziente a un certo punto mette in atto dei meccanismi di rottura della relazione, rottura dell'alleanza, quando già è in trattamento, che a quel punto spesso non sono più recuperabili. Cioè, se un paziente mette in atto, ad esempio, dei meccanismi di svalutazione all'interno di un inizio di psicoterapia, lo psicoterapeuta ha pochissimo spazio di movimento. Sì. Se nel percorso diagnostico si è potuto discutere con il paziente che ha un suo problema, è quello che, ad esempio, passa facilmente dall'idealizzazione alla svalutazione, tutte e due altrettanto pervicaci e forti, beh, questa è una cosa che consente, quando si verificassero poi nel trattamento momenti di quel tipo, di ricostruire col paziente qualche cosa che si è già detto in fase di processo diagnostico e che a quel punto è veramente molto più facilmente maneggiabile. Questo io l'ho trovato una risorsa importante con i pazienti che sono difficili da prendere in carico. Adesso ci arriviamo. E come tu hai dei sistemi di monitoraggio dell'andamento della psicoterapia? Cioè, ce li hai oggettivi o ce li hai solo clinici, diciamo? No, allora, dunque, con i pazienti che vengono anche arruolati in qualche progetto di ricerca, e tutti noi lo facciamo ovviamente, certo, con altri pazienti, si ricorre agli strumenti di verifica, sì, del processo, dell'outcome, eccetera, sì, che tutti noi conosciamo, che abbiamo a disposizione e facciamo. Con i pazienti che hanno fatto dei test nel corso del processo diagnostico ci può essere anche la possibilità di un retest, no? Certo. Cioè, a distanza di tempo, di riproporre un test proprio per valutare sempre insieme al paziente quelli che possono essere stati i cambiamenti. In realtà io credo molto, da un po' di anni, a quegli strumenti di verifica del percorso terapeutico, quindi del processo e anche dei risultati messi insieme, di tipo qualitativo. Faccio un esempio, la Change Interview di Elliott, per dirne una, che però a me qualche volta capita di usare non tanto istituzionalmente per raccogliere quei dati, sì, ma di usarla insieme al paziente per ragionare insieme a lui sui cambiamenti che si sono verificati e sul come si sono potuti produrre quei cambiamenti. Okay. A quel punto la valutazione delle cose che cambiano, in meglio o qualche volta anche in peggio, diventa un momento di riflessione comune con il paziente, sì, del lavoro terapeutico, e quindi allo stesso tempo è uno strumento di cura e di cambiamento, sì, è uno strumento anche di riflessione e, per me, anche di comprensione di eventuali nuovi percorsi, nuove strade che sarebbero importanti anche intraprendere. Un incremento di metacognizione, cioè di conoscenza di sé e di maneggiamento del problema. Ti faccio un esempio che riguarda una ricerca che è attualmente in corso con dei colleghi in un servizio pubblico e che è rivolta a delle donne obese psicogene. Con queste donne viene fatto un trattamento di gruppo breve, quindi 12 sedute di gruppo, e la brevità è derivante dal fatto che nel servizio pubblico più di tanto non puoi fare. Certo. Sono delle sedute di gruppo a impianto più cognitivo che psicodinamico, perché la brevità favorisce questo tipo di impianto, e noi abbiamo ad esempio verificato che, al di là della verifica dell'outcome fatta anche con degli strumenti oggettivi, cioè queste persone hanno meno episodi di binge eating, ad esempio, per cui facendo la BES prima e dopo si verifica questa cosa, noi abbiamo verificato che fare dei focus group con queste pazienti a distanza di un certo periodo di tempo dalla conclusione delle 12 sedute di gruppo e usare il focus group per capire che cosa loro hanno percepito come fattore terapeutico nel corso del percorso è una cosa formidabile. Certo. E ha aiutato noi a modificare l'impianto delle sedute di gruppo. Chiaro. Io lì non faccio il terapeuta, faccio il supervisore di questo impianto di ricerca, no? E ci ha aiutato, ad esempio, ed è stata una sorpresa per me, a capire che alcune donne, sono prevalentemente donne, che avevano delle caratteristiche di lunga durata della sintomatologia, età piuttosto avanzata, basso livello di scolarità, una situazione personologica anche alcune volte molto povera, molto deteriorata,
e che noi avremmo dato per pressoché spacciate, nonostante il gruppo. Alla fine del gruppo, magari non avevano avuto dei grandi cambiamenti sintomatici, ma avevano acquisito, come dicevi prima tu, delle capacità metacognitive sul loro sintomo che si portavano a casa come una cosa preziosissima, della quale riuscivano a parlare nel focus dicendo: ah, io magari ancora adesso ogni tanto vado lì e apro il frigorifero. Ma ci penso in una maniera assolutamente diversa di come ci pensavo prima. Certo, E ecco, certo. il focus, ad esempio, per i gruppi, secondo me, è un Sì. ottimo strumento di verifica qualitativa di che cosa è E successo durante il trattamento. senti, adesso arriviamo alla domanda 5, chiusura della terapia. Anche lì, quali sono i segnali per te? Perché lì credo che mi piacerebbe andare anche un po' nel soggettivo, perché tutti noi abbiamo delle. È come se i Allora, vecchi. io ti dico una cosa, in questi ultimi anni sono nella mia casistica sempre meno i pazienti con i quali puoi chiudere una terapia. Io ho in carico una serie di persone che periodicamente, anche a distanza di anni, hanno bisogno di Sicuro. essere. Di poter venire a parlare, magari una volta ogni 2 mesi, una volta ogni 3 mesi, di Certo. potermi telefonare qualche volta perché si trovano in condizioni di difficoltà. Per cui mi viene da dire che da un certo punto di vista Non si chiude più. il mio sogno di quando ero un giovane Giovane. psicologo ed ero io stesso in analisi e avevo in mente come si era chiusa la mia prima analisi, salvo riaprirsi 4 anni dopo con la seconda analisi, ma comunque la prima si era chiusa in una maniera molto ortodossa, dopo 7 anni, in maniera molto ortodossa e classica si era chiusa. Il mio analista mi aveva annunciato un tot di mesi prima che ci potevamo avviare verso la fine, io avevo fatto alcuni sogni terrificanti che avevo portato ovviamente in seduta, uno di questi vedeva il mio analista che mentre parlava con me improvvisamente scavalcava un muro e scompariva in una specie di landa desolata, io rimanevo lì da solo a guardare questo muro, ecco. E quindi io avevo elaborato quelle cose lì, no? In realtà devo dire che ultimamente dai pazienti con i quali io posso annunciargli un certo tempo prima che le terapie finiscono, eccetera, sono sempre meno. In realtà, quando c'è qualche paziente con cui è possibile fare questa cosa, io ho proprio l'abitudine di ricordare che le psicoterapie sono un pezzo della nostra vita, sono un aiuto sostanzialmente temporaneo e quindi annunciare un po' di tempo prima che. Spesso mi capita di passare, poniamo, se faccio 2 sedute con un paziente, di fare una seduta sola oppure di fare una seduta ogni 15 giorni, proprio concretamente cose di questo genere. Ah, quindi tu mi hai detto innanzitutto che va bene se i nostri pazienti li continuiamo a vedere, specie se hanno problemi complessi, ogni tanto nel tempo, ed è una cosa che molti di noi facciamo, però è Certo. vero che ad esempio nella mia esperienza clinica c'è una fase, diciamo, in cui ogni settimana hai quel problema e poi una fase in cui cominci a dire, vabbè, adesso forse possiamo cominciare a pensare a Verissimo, 15 verissimo, giorni, sì. 3 settimane, c'è come una diluizione, ecco. Verissimo. C'è da dire che poi ogni situazione ovviamente Eh viene sì. maneggiata in maniera assolutamente peculiare e tipica di quel paziente lì, però non è che, ecco, una cosa importante, io credo che sia da monitorare continuamente se, questo nella nostra riflessione sulla nostra conduzione di un trattamento, se accettare che il paziente ritorni, si rifaccia vivo, abbia bisogno ancora, è qualcosa che noi facciamo consapevolmente alla luce di un'ipotesi clinica o se è un essere tirato dentro in una captazione del paziente, in una sua incapacità di separarsi o qualche volta in una nostra incapacità di separarci da alcuni pazienti, No, insomma, ecco. certo. Quindi bisogna sempre riflettere. Ma qui di nuovo però mi riviene in mente il discorso del processo diagnostico, cioè la possibilità di ripensare nel corso di un trattamento e anche quando il trattamento si avvia verso la fine a quello che abbiamo capito col paziente durante il percorso diagnostico è un modo per rivivere la diagnosi, capire che cosa è cambiato, capire quanto si è modificato rispetto alla diagnosi iniziale che avevamo fatto, capire insieme al paziente, oltre ai cambiamenti che si sono verificati, quanto ha capito di come si sono verificati quei cambiamenti, perché secondo me è una delle discriminanti fondamentali, insomma, no? Cioè, le guarigioni di transfert esistono da sempre e vanno benissimo, ma è diverso stare meglio, non si sa perché, o stare meglio perché si è riusciti a
capire insieme al terapeuta che alcune cose ci possono aiutare, altre ci sono di danno, quindi in qualche misura avere un po' interiorizzato anche il percorso che abbiamo fatto per stare meglio. Certo. Questo è, secondo me, un elemento Maneggiare i molto propri importante. contenuti Maneggiare i propri in modo più contenuti in maniera consapevole. diversa. Dopodiché, se si impara a maneggiare questi contenuti in un modo più consapevole, si può maneggiare anche il fatto che a un certo punto ritorna il bisogno di discutere alcune cose con lo psicoterapeuta, insomma, No, senza chiaro. particolare paura, senza particolare spavento. Non è più vissuto come un fallimento, no? Ma È certo. semplicemente avere capito che ogni tanto può esserci bisogno di chiedere di nuovo aiuto, anche Anche perché la se. vita va avanti e esistono Sì, nuove. questo dico specialmente per i pazienti giovani e, ahimè, qualche volta molto problematici. E un conto è parlare con un paziente o una paziente che sta finendo il liceo, un conto che stanno per sposarsi, un conto che hanno avuto due figli, insomma, no? Sono Certo, momenti diversi della vita è e la chiaro. necessità di capire e di essere aiutati può veramente variare moltissimo in questi momenti. Sarebbe bizzarro vivere come non si sa che cosa, il fatto che una persona che è stata curata quando aveva 22 anni, a 29 sposata con un bambino, abbia ancora bisogno di essere aiutata. Se l'ha bisogno, lo chiede ed è, secondo me, una cosa estremamente importante, specialmente con le persone che hanno difficoltà di alleanza, aver imparato che si può chiedere aiuto. Sì, è Cioè, fondamentale. uscire da una psicoterapia avendo imparato che si può chiedere aiuto e che dall'altra parte c'è qualcuno che ti ascolta e che si dà da fare per aiutarti e quindi che non lascia la tua richiesta d'aiuto nell'indifferenza o che non te la ritorce contro, è Certo. fondamentale. Con gli adolescenti in maniera particolare. Cioè, l'adolescente che si porta a casa dalla psicoterapia, io l'ho scritto qualche volta, più di una volta, che si porta a casa dalla psicoterapia la voglia e il piacere di diventare adulto. Perché Sì. si confronta con un adulto che non gli fa passare la voglia di crescere. Ah, che carina, che Perché carina. spesso gli adulti di cui sono circondati alcuni nostri Li pazienti tortura. adolescenti ti fanno passare la voglia di crescere, ti viene da dire, ah, ma Sì. se io devo diventare come la mia mamma, il mio papà, il mio nonno, se devo diventare così, per carità, rimango 17, 18 anni e non mi muovo. Se con la psicoterapia in qualche modo intravedi che si può essere adulti in una maniera che ti consente di conoscerti di più, questo, secondo me, è un buon risultato della psicoterapia. Sì, infatti, Potremmo senti. citare anche qualche paziente che anche tu conosci, che abbiamo avuto in comune, che si è portata a casa dalla psicoterapia esattamente queste cose qua. Sì, no, molto, molto interessante questa cosa. Senti, paziente difficile. La definizione l'ha detta Carlo Perris. Allora, la definizione è una definizione di tutti gli anni 90 e io credo Esatto. che il libro che internazionalmente ha portato alla ribalta questo concetto è il libro di Engel e Santos, Difficult to Treat Populations, Sì, 1997, no? Era in quegli anni lì il concetto di paziente no, difficile, insomma. noi usiamo il vecchio Voi, no, poi per Perris, carità, cognitivista. Perris, assolutamente figura fondamentale. Però devo, insomma, a livello internazionale, quando uscì il libro di Engel e Santos, se ne parlò, Sì, no? Perché infatti. questa categoria del Difficult to Treat Populations fu allora una categoria importante, insomma, si cominciò a Sì. dare un nome, a descrivere Sì, noi adesso arriva queste Storm. caratteristiche. Certo. Questo tipo di pazienti, che sono probabilmente non tutti, ma molti dei pazienti che vede un terapista vecchio esperto come Sì. sei te, come sono io, da che cosa lo capisci e come ti muovi? Allora, io identifico il paziente difficile con il paziente che ha difficoltà di alleanza. Sono d'accordo Secondo me con sono te. esattamente la stessa cosa. Prima dicevamo, il paziente che fa fatica, che non sa stare dentro una relazione di cura, è il paziente difficile. E questa cosa passa davanti alla sintomatologia e a tutte queste cose, perché ci possono essere alcuni pazienti, a me è capitato qualche volta, ma anche a te sarà capitato, dei pazienti drammaticamente deliranti. Ma che però sanno stare dentro una relazione umana di cura, poi certo, poi delirano, insomma, no? Ma sanno stare e li riesce ad aiutare molto più facilmente del nevrotico incarognito, presupponente, narcisista di Demolisce tipo tutto che ciò che ha. demolisce tutto ciò che ha e quanto più quello che gli viene proposto potrebbe essere buono, tanto più lui gli spara addosso col bazooka. Quel Esatto. signore lì magari c'ha una moglie, una figlia, Sì. lavora, non ha mai delirato in vita sua, né mai delirerà, ma non
Io con quello cerco di far venire a galla la sua difficoltà di relazione e di cura nel percorso diagnostico e annunciarglielo, discuterlo con lui durante i colloqui di restituzione e di dedicare qualche volta anche fare un bel po' di colloqui di restituzione prima di cominciare qualunque tipo di lavoro terapeutico, che sia mandarlo da uno psichiatra a prendere i farmaci se non c'è urgenza ovviamente, che sia cominciare con me o con qualcun altro una psicoterapia, dedicare, cioè prendere molto sul serio il fatto che questo signore in una relazione di cura non ci sa stare. E se non passiamo di lì non combineremo mai niente. Questo in genere queste persone hanno alle spalle 3-4 trattamenti psicoterapeutici andati male. Spesso, questo è in una città come Milano che offre una gamma di psicoterapie e di psicoterapeuti amplissima, spesso si tratta di robe le più strane, insomma, no? Cioè vai dalla terapia di gruppo allo psicodramma, all'individuale analitica, alla terapia cognitiva, un tentativo di qualche terapia di altro genere, cioè, e non ha funzionato mai niente. Allora soffermarsi sulla difficoltà di stare dentro la relazione di aiuto è secondo me una cosa fondamentale. Quindi è veramente costruire insieme la difficoltà, esplicitarla, metterla a gara. Io penso che questo neanche sempre serva, perché a me capita in fase diagnostica di esplicitare la difficoltà prima di un invio, ma non riuscire a saltare il fosso insieme. Allora, qui bisogna sempre avere consapevolezza dei nostri limiti. Esatto. Come diceva Freud, io l'ho medicato, ma è Dio che l'ha guarito, no? Esatto. Ecco, cioè, a un certo punto se ne interviene qualche cosa di soprannaturale, tra non c'è niente da fare. No, però è interessante perché noi in fondo, anche con questo genere di pazienti, abbiamo l'idea, mi interessa parlarne con te, che poi alla fine siano disponibili a capire, insieme a te. Per alcuni è veramente difficile. Qui però ci sono due cose da dire. Allora, a me è capitato più volte di sperimentare che con alcuni pazienti questo lavoro paga alla distanza. Cioè, mi sono capitati dei pazienti che dopo in qualche modo non essere stati avviati a nessun trattamento psicoterapeutico perché non è stato possibile costruire in fase di percorso diagnostico una condizione di invio di presa in carico, magari sono tornati 2 anni dopo dicendo mi sono rimaste in mente quelle cose lì, no? Per cui bisogna avere anche un po' di fiducia che il semino che tu metti lì è pazienza, il semino che tu metti lì se lo metti nella maniera giusta e prendendo in considerazione quello che il paziente sta raccontando può essere utile. Seconda cosa, con alcuni pazienti a me capita anche di usare degli espedienti tecnici, ad esempio con i pazienti che hanno droppato 3 trattamenti precedenti e ti raccontano in maniera abbastanza così tranquilla che sono scomparsi dall'oggi al domani e non è che sono andata allo psicoterapeuta a dirgli non vengo più, grazie. No, questo è tipico. Sono scomparsi completamente. Esatto. Allora, io davanti a queste persone spesso mi capita a un certo punto di enfatizzare, dico, senta, ma se quando lei le viene da scomparire perché le va su storto per il naso qualcosa che gli ho detto, come è capitato con gli altri miei colleghi, io cosa sono autorizzato a fare? La vengo ad aspettare sotto casa? Le faccio telefonare alla mia segretaria? Le mando un SMS? Le mando i carabinieri? E mettendola un po' anche un po' sull'ironico ovviamente, esatto, mi capita di stabilire un contratto con questi pazienti su che cosa loro in quel momento in cui sono lì davanti a me mi autorizzano a fare quando spariscono in una nuvola di fumo. A quel punto io posso fare alcune cose, poi non mica detto che funzionino naturalmente, però in qualche modo se io ho fatto una previsione, un'induzione paradossale, poi se io poi ti mando il messaggino dicendo, recentissimamente mi è capitato con una paziente, dove è finita? Visto che doveva venire in seduta non è venuta, mi ha mandato un messaggio dicendo la chiamo questa sera e non mi ha chiamato, dov'è scomparsa? Ecco. Però questa cosa che io le mandavo un messaggino era stata già decisa prima, certo, quindi non è stata vissuta, non poteva essere vissuta da lei come un'intrusione o una sorpresa, ma faceva parte di quello che ci siamo detti insieme nel momento in cui abbiamo stabilito un contratto fra di noi. L'altra cosa che mi sembra molto importante è prendere molto sul serio la difficoltà di questi pazienti di stare dentro una relazione di aiuto e non leggerla in modo colpevolizzante. Questo è qualcosa che secondo me è assolutamente fondamentale. Cioè, mi viene da dire,
provare della simpatia per quella parte di questo paziente che sta bene. così male, ma non è capace di farsi dare una mano. È una delle condizioni umane più terribili, secondo me, Sì. stare male e non essere in grado di farsi aiutare. E allora bisogna provare simpatia per questa persona che evidentemente ne ha vissute, ne hanno fatte, dipende, ed è arrivato a quella condizione che è davvero una condizione disperante. Allora, se il paziente può anche un po' capire nel nostro percorso di restituzione, nel nostro percorso diagnostico, che noi non lo condanniamo perché la sua deficitarietà di quella cosa, ma siamo in sintonia con quella fatica, allora questo qualche volta aiuta a portare avanti il discorso. No, è Quello che non vero. funziona è se il paziente si sente trattato, Beh, sì. come mi ha raccontato un paziente di una collega che gli ha detto: guardi, la psicoterapia è uno strumento veramente formidabile per come i suoi malesseri, i suoi disturbi. Peccato che lei non abbia le condizioni per cui le si possa fare una psicoterapia. Questo Ecco, veramente, questo oltretutto, è diventa anche una molto cosa ingenuo. sadica, È oltretutto. sadica perché è ingenua clinicamente. Certo. A me ogni tanto me lo raccontano nella scuola i giovani allievi che si arrabbiano perché il paziente, Esattamente, però è certo. una cosa da giovani, un Certo, terapista ecco, non ti esperto. puoi incazzare perché uno è messo veramente con se stesso e col mondo talmente in una posizione Male. difficoltosa Certo. da stare molto male e, ad esempio, non fidarsi di nessuno, insomma, No, no? Non certo. avere quell'atteggiamento di minimo di fiducia che ti consente. Ma qui è importante citare sempre Saborefice, La sfiducia e la diffidenza, il suo libro del 2002. La Bellissimo. fiducia va costruita, cioè non è un a priori che tu ti puoi aspettare dal paziente. No, Cioè, il certo. paziente arriva lì che come minimo, ma questo lo diceva già Freud, no? Diffidare dai pazienti che dimostrano una grande disponibilità nei primi colloqui. Sono i pazienti che poi dopo abbandonano, insomma, no? Bisogna proprio partire con una posizione di sospetto rispetto ad un'eccessiva disponibilità. Sì, Per certo, a meno che non siano dei pazienti con un carità, cosiddetti insomma. super facili. Sì, che poi anche lì, Certo. beh, boh, insomma, ecco, tutto da vedere, tutto da vedere. Senti Franco, tu come integri? Perché tu hai avuto una formazione psicoanalitica, come integri oggi o assommi, perché io continuo a dire che non è ancora un'integrazione, non ne siamo ancora capaci, ma come unisci in una tua terapia individuale dei pezzi e se lo fai? Che vengono da altri mondi. Hai seguito training tuoi diversi? Allora, dunque, cito un altro collega che è Cesare Maffei, perché negli anni passati insieme nella commissione del MIUR consultiva sulle scuole di psicoterapia, anni 6, a un certo punto a lui è venuto in mente di parlare di psicoterapia liquida, riprendendo il concetto di Zygmunt Bauman, no? Cioè. Cioè, oggi è abbastanza così, cioè io credo che sia una cosa assolutamente positiva questa, cioè si sono davvero molto lisati i confini, gli steccati rigidissimi e anche spesso difesi in maniera virulenta che un tempo separavano le varie tecniche psicoterapeutiche, le varie scuole psicoterapeutiche, i vari orientamenti, eccetera. Oggi è molto più facile capirsi tra psicoterapeuti di diversi orientamenti. Se si ha un uguale o simile livello di esperienza, ad esempio, no? Cioè, a me capita, oppure se si hanno alcuni presupposti di fondo indipendenti dalla scuola di appartenenza, ma dipendenti dal nostro modo di intendere la clinica, la sofferenza mentale, il modo in cui ci si ammala, le nostre esperienze personali, eccetera. Per cui a me capita, mi è capitato di avere molta più sintonia con alcuni colleghi di formazione cognitivista piuttosto che di formazione sistemica di quanto mi è capitato di averne con alcuni colleghi di una formazione molto più vicina alla mia, insomma, cioè colleghi di formazione psicoanalitica, eccetera. Dopodiché, io, per rispondere alla tua domanda, mi capita nelle psicoterapie di usare anche tecniche o strumenti che derivano da altri orientamenti terapeutici. Ti faccio un esempio. Dunque, io non ho fatto mai un training specifico in qualcuna di queste altre tecniche, ad Ok. esempio, per un motivo duplice, un po' la mia età, cioè così, io ho 66 anni, quasi 67 fra 2 mesi, cioè va bene, di formazione ne ho fatta di vari tipi quando Certo. ero giovane adesso, un po' per una
accidia che forse è correlabile al concetto stesso di età non più giovanissima. Certo. Però mi capita, per dovere di direzione di collana, per interesse, certo, eccetera, di leggere l'universo tutto mondo, perché devo fare così. Mi è capitato spessissimo di andare a convegni e congressi non del mio specifico come orientamento, ma di andare a sentire Marsha Linehan quando è venuta a Milano, certo, eccetera, di parlare, cito ancora Cesare, di DBT in maniera, di parlare con i colleghi cognitivisti delle, certo, terapie cognitive di ultima generazione, eccetera, eccetera, e poi di interessarmi e acquisire alcune di queste cose come utili nel lavoro che io faccio con i pazienti. Ad esempio, ultimamente con alcune pazienti mi è capitato di suggerire loro degli esercizi di mindfulness, certo, perché credo che con alcune persone la mindfulness sul rimuginio sia una cosa veramente molto importante. Sì. Dopodiché mi sono letto i libri di Kabat-Zinn, mi sono fatto spiegare alcune cose, ho usato mia moglie che ha fatto un regolare training in DBT con Lavinia Barone, mi sono fatto dire cosa fa lei di mindfulness con alcuni suoi pazienti, e ho avuto la prova, sapendo bene di questi pazienti come erano, come sono andate bene quelle sedute, come sono state utili, come tutto il percorso di DBT con certi pazienti gravissimi della sua comunità abbia funzionato. Allora mi capita di usare un po' queste cose. Oppure qualche volta mi è anche capitato di indirizzare una paziente o un paziente che avevano bisogno di un certo tipo di approccio a dei colleghi che lo facevano. Che non vuol dire mollare il paziente. Assolutamente sì. Tenendolo, fa un pezzo fuori con un collega che sa fare delle cose che, su quali io non ho una competenza specifica, però mantenendo il paziente collegato a me. E se c'è una buona intesa con il collega a cui mandi il paziente, io lo paragono un po' a quando mi capita di mandare i pazienti a prendere i psicofarmaci da uno psichiatra, no? Se c'è una buona intesa con lo psichiatra, e intendo dire i colleghi della RP che si occupano di farmaci sono persone che conosco da sempre, con cui c'è veramente una forte alleanza fra noi, fra curanti, questa cosa funziona benissimo. Come funziona benissimo se io mando una mia paziente a fare per un certo periodo di tempo degli esercizi di mindfulness o delle altre cose. Insomma, mi è capitato un paio di anni fa di mandare una paziente a fare degli esercizi di rilassamento con una terapeuta cognitiva, peraltro, ex della tua scuola, che aveva imparato a fare degli esercizi di rilassamento e ha fatto delle ottime sedute di rilassamento con una ragazza che aveva dei grossi problemi di rimuginio, e quella roba lì gli è servita moltissimo. Io poi nel frattempo andavo avanti a farci, certo, una serie di altre robe, insomma, fare l'altro pezzo. Senti Franco, adesso qui le altre domande sono finite, quindi questa è un'ultima osservazione. Mi sembra che ormai di interviste stiamo facendone un po', che ci sia una sorta di corrente sotterranea anti-ideologica e più realistica. Assolutamente. È quella cosa che Cesare chiama liquido, a me quel termine non mi ha mai entusiasmato, però diciamo che è più attento a ciò che arriva dalla ricerca, dall'informazione, dallo dalla studio, clinica, dalla clinica, dall'esperienza clinica. E che una sorta di una metapsicologia o una sorta di... Questo mi sembra che è una direzione che vedo anche in molti terapeuti che sto intervistando, sì, non soltanto cognitivisti o non soltanto RP, che no, per tradizione siete particolarmente, certo, aperti. Io in ambito psicodinamico ricollego questa cosa che tu stai dicendo alla psicoanalisi relazionale o al modello relazionale, se vuoi, no? Perché secondo me... per i terapeuti di scuola psicodinamica, psicoanalitica, il modello relazionale ha un po' rappresentato questa cosa, cioè ha un po' rappresentato la possibilità di mettere a confronto l'ortodossia e l'innovazione, la rigidità ideologica e il rispetto della clinica, no? E dei dati di ricerca, eccetera, a vari livelli. Cioè nel modello relazionale c'è dentro l'interesse per le neuroscienze, l'infant research, certo, la teoria dell'attaccamento, certo, eccetera, eccetera. Quindi uscire dai confini di una psicoanalisi ristretta e rimanere certo, in una voglia di contatto con altri ambiti, con altri domini. C'è dentro poi soprattutto la cosa che abbiamo detto per tutto questo discorso, insomma, cioè un'attenzione alla relazione. Quindi il passaggio, se vuoi, dall'intrapsichico al relazionale,
il passaggio nella tecnica da una concezione unidirezionale, cioè sono io che dico al paziente o è il paziente che dice a me, ad una concezione di mutuo scambio, cioè l'idea di co-costruzione del rapporto terapeutico, della relazione terapeutica, secondo me è assolutamente centrale. E credo che questo discorso è lo spirito dell'epoca, insomma, ecco. Sì, che poi non vale soltanto per gli psicoanalisti, perché ultimamente vedevo che, non lo so, i sistemici stanno arrivando a ragionare anche loro di emozioni, no? Sì. Paolo Bertrando pubblicherà fra poco un libro in cui da sistemico relazionale si occupa di emozioni. Si è visto che un tot di comportamentisti addirittura hanno cominciato a ragionare di transfert, no, certo. Poi magari non chiamandolo così, ma insomma relazione tra... si è visto che all'interno di tecniche specifiche tipo le MDR, Mark Dworkin ha scritto un libro in cui sottolinea l'importanza della relazione dell'IMDR, cioè spiega molto bene che non è che tu prendi uno, gli fai il movimento del dito, il tapping e quella roba finita. Se non costruisci una relazione, se non costruisci un'alleanza, non succede niente, no? Come sempre. Persino, ed è una cosa che a me piace molto ricordare in questo periodo, uscito il DSM-5, uno dei companion books del DSM-5 è un libro di Nussbaum che si chiama Psychiatric Exam, in cui Nussbaum, nel companion book del DSM-5, dice che lo stesso colloquio psichiatrico, se non prevede la costruzione di una relazione, è impossibile da condurre. Questa è una cosa, se la pensi in ambito di DSM-5, assolutamente fondamentale e innovativa. E il fatto che insieme negli Stati Uniti siano usciti il manualone di DSM-5 e il companion book insieme ai casi clinici e al manuale riassunto scritto da Nussbaum è una cosa assolutamente formidabile, insomma. Ed è, credo, questo veramente lo spirito di questo momento della psicologia clinica. Della psicoterapia. Lavorare sulla costruzione della relazione. Sulla costruzione della relazione in maniera integrata, rispondendo ai bisogni del paziente per quello che riusciamo a fare noi in prima persona, se siamo capaci, se no collaborando con altri colleghi, cioè i discorsi di Gianni Liotti e di Benny Farina sulla psicoterapia a quattro mani, cioè, no? Sulla collaborazione fra psicoterapeuti, fra i discorsi che abbiamo fatto tantissime volte sulla collaborazione fra psicoterapeuti e psicofarmacoterapeuti. Certo. Questo è lo spirito, secondo me, del lavoro. Va bene, senti, è stato molto interessante, ti ringrazio di Grazie aver risposto, anzi di aver colloquiato degli stimoli. E allora buongiorno.